Cari amici, oggi 3 agosto 2020, la Protezione Civile presente al Trittico Lombardo. Lascio la parola al Presidente Giuliano Randoni. Sì, buongiorno a tutti. Oggi è una giornata importante per Legnano, se consideriamo anche che dopo un bel periodo di Covid, di chiusura, è un evento importante che si è riaperto fortunatamente, finalmente anche. Eravamo presenti in una ventina di unità, abbiamo fatto un solito consueto supporto alla polizia locale, grazie anche ai briefing che abbiamo fatto prima per mettere a punto un po' tutte le varie postazioni, tutto quello che serve. Una ventina di persone direi che sia anche un numero molto importante se consideriamo che è un giorno feriale, quindi molti lavorano, che è un giorno di ferie, quindi molti sono anche via. Quindi insomma, tutto sommato direi che sia un buon successo e una buona risposta da parte dei volontari, molti di quelli dei quali sono anche nuovi, quindi direi che sia andato benissimo. Confermo quanto è stato detto dal Presidente, anche perché in realtà per alcuni era un po' la prima prova in un servizio anche abbastanza impegnativo e importante, laddove doveva essere in sicurezza una via più importante, era quella della partenza e di un traguardo volante, pertanto era necessario assicurare che nessuno attraversasse né a piedi né tantomeno con gli automezzi. Riscontrate particolari criticità? Ma direi che sia andato tutto molto molto bene, molto liscio. L'importante in queste cose è preparare bene prima le cose, no? Quindi avere una preparazione dei briefing certamente, ma anche delle riunioni preliminari dove sulle mappe si vede esattamente i punti critici, e quindi dobbiamo prevenire tutte quelle che sono dei possibili rischi sul territorio, anche se noi poi il nostro compito in realtà è quello di dare informazione poi alla popolazione, però collaboriamo molto con la polizia locale per l'impostazione in generale dei servizi. Questo direi che sia andato molto bene. Ci ha aiutato anche il clima. Come capo squadra, capo del sì, gruppo, no, forse il polso di come... Sicuramente sono comportati tutti nel miglior modo possibile. Aggiungo a quello che diceva Giuliano il discorso di sicurezza, quindi il nostro compito è quello di garantire anche questo diciamo, avvenimento che si svolga nel migliore dei modi e che non abbia ripercussioni di carattere di sicurezza. Ci ha dato una bella mano anche il tempo, perché nel momento in cui noi abbiamo finito il nostro servizio è cominciato a piovere, per cui devo dire che siamo stati anche molto fortunati dal punto di vista climatico. E qua ringraziamo il nostro meteorologo di Protezione Civile che ci ha beccato in pieno e ci ha detto che saremmo stati al pelo, e quindi non riesce ancora a spostare le perturbazioni, no? Però esatto, ci stiamo attrezzando su questo. È vero. No, direi che è andato tutto bene, quindi siamo contenti di questa cosa. Grazie mille. Grazie a te. Ciao.